then we have a problem. Zero 11 è un gioco di cui si è sentito parlare tanto, ma e sappiamo soprattutto che ha avuto una genesi particolare, vero? Ma in che cosa consiste questa genesi? Fondamentalmente il gioco è nato dall'unione di una mia idea di gioco e da un'ambientazione che è stata fatta da Paolo Vallerga, che è l'editore. Nel senso che io stavo lavorando a un adventure game, ma mi mancava un'idea per la storia, e un adventure game senza la storia è un po' difficile da gestire e da pianificare. Lui invece aveva un'idea per una storia e ci siamo trovati a Luca Comics and Games, ne abbiamo parlato e è venuto fuori che la sua storia era un'avventura steampunk, e io avevo in mente questa meccanica con questi ingranaggi, e poi anche tutte le meccaniche del gioco sono incastrate fra di loro. E questo ha fatto sì che Paolo si innamorasse dell'idea degli ingranaggi, che insomma non era di facile realizzazione, ma lui ha sempre fatto questi giochi con una componentistica molto curata, e lui ha dato a me la sua storia, che era perfetta per questa avventura indagativa e investigativa ambientata alla fine nella città di Torino. I punti di forza di questo gioco, 011, sicuramente abbiamo visto la grafica, ma anche la meccanica? Al di là della componentistica, che ovviamente è tutto fuorché merito mio, uno dei commenti che ci fanno più spesso è che il gioco è qualcosa di abbastanza originale, nel senso che questa meccanica degli ingranaggi credo non si sia mai vista. Il gioco è molto immersivo, molto teso, i giocatori arrivano tutti insieme più o meno alla conclusione della vicenda, quindi c'è molta tensione che sale. Non è neanche difficilissimo entrare nelle meccaniche, nel senso che ha una curva di apprendimento abbastanza morbida, per cui inizia a giocare subito, ma poi ci metti un po' a diventare veramente bravo a incastrare le varie combo, tessere, carte, tutto quanto. E quali sono però le lacune di questo gioco, se ha lacune? Comunque il gioco è stato fatto in multilingua, quindi non ha testo scritto, per cui tutte le note di ambientazione vanno ricercate sul sito, mentre sono altri giochi che magari hanno le scritte sulle carte, è più facile entrare nell'ambientazione. E poi, essendo un gioco che arriva fino a 6 giocatori, può avere una durata importante con i giocatori e si possono allungare un po' i tempi morti fra un turno e un altro. Nonostante ci siano comunque degli elementi come l'asta di inizio turno o comunque un turno abbastanza un turno abbastanza spezzato per creare comunque interesse. Ma e la fortuna? La fortuna c'è molta poca, cioè uno dei punti fondamentali del gioco è che i giocatori hanno molto controllo sulla partita, soprattutto sulle azioni che fanno fare al personaggio che scelgono nel loro turno. Ovviamente, essendo su una pesca di tessere, sì, certo, se ne possono pescare di più per limare il fattore fortuna, però un pochino c'è. Bene, 011 è stato un grosso progetto, ci è piaciuto a tanti di noi, ma adesso? Adesso è stato ultimato, è stato presentato a Lucca il video, il cortometraggio ispirato alle vicende del gioco. Il video uscirà sul prossimo DVD di Ethereum, la prossima uscita, e in lavorazione a livello di gioco è in lavorazione un'espansione che appunto mira a ridurre i tempi morti, a cambiare un po' la storia, dando una versione alternativa della partita e aumentando anche un po' l'interazione con i giocatori. Quindi adesso stiamo lavorando, stiamo protestando. Bello. La vedrete presto. Grazie Marco. Grazie a voi. Alla prossima. Ciao.